Buongiorno cantanti! Oggi tratteremo un argomento molto interessante che riguarda il ritmo. Allora, vi è mai capitato di cantare una canzone di punto in bianco? La musica si ferma e voi dovete riprendere a cantare. Allora, i casi sono due: o siamo in una band che suona liberamente senza riferimenti tecnologici particolari, allora il cantante parte quando gli pare e tutti gli altri dietro. Ma se invece capita, come capita ormai molto spesso, di avere delle basi o di avere, che so io, batterie elettroniche piuttosto che strumenti che seguono un click per forza, allora siamo vincolati da un tempo e quindi non possiamo entrare quando ci pare. Problemone. Vi è mai capitata una cosa del genere? Siete mai riusciti a entrare a tempo? Siete mai riusciti a sbagliare un'entrata? Può capitare a tutti di sbagliare, ma se si sbaglia perché si sbaglia, vabbè, ma se si sbaglia perché non si sa tenere il tempo in un momento di silenzio, abbiamo un problema. Molto bene, se questo vi è capitato, questo video fa per voi. Ma prima di iniziare, non dimenticatevi di mettermi un like, di condividere e di iscrivervi al mio canale, così magari potete sostenere il mio progetto. E inoltre, se proprio proprio volete sostenermi tantissimo, potreste fare una donazione su Patreon o PayPal. Grazie! Molto bene, iniziamo il nostro video sull'interiorizzazione del tempo. Interiorizzazione del tempo. Questa è una cosa molto complicata per noi cantanti, perché di solito viene sottovalutato l'aspetto di andare a tempo, perché si dà per scontato che ci siano i musicisti che ci pensano. Niente di più sbagliato, perché noi dobbiamo interiorizzare il tempo, saper seguire il tempo, in modo che quando coloro che nel gruppo vocale, nel gruppo, nella band, nell'orchestra, che può essere il direttore d'orchestra, tutte quelle persone o quella persona che si occupa di darci il tempo, ci sta dando un'indicazione di come iniziare, a che velocità iniziare, noi dobbiamo in quei pochi secondi in cui ci viene indicato da una bacchetta del direttore d'orchestra o da un gesto di un nostro compagno di gruppo vocale o da un percussionista o un batterista ci viene dato il tempo, noi dobbiamo essere in grado di entrare in quel tempo e di cantarci sopra, non di cantarci indietro o in avanti. Quindi dobbiamo sapere che cosa ci succede. Per fare questo tipo di lavoro abbiamo bisogno di uno strumento, che è il metronomo quello classico, questo qua, che con un bel peso oscilla. Ovviamente non potremo mai usarlo nella mano tenuto così perché zoppica. Bisogna metterlo su un piano. Questo tipo di metronomo è meccanico, quindi ovviamente bisogna rispettare determinate regole. Noi ce lo mettiamo qua o sul pianoforte o su un tavolino, deve stare bello fermo e bello dritto, altrimenti non va bene. C'è questa asticella che oscilla e l'oscillazione di questa asticella, diciamo che può essere anche d'aiuto, perché se noi facciamo i furbi e con la coda dell'occhio guardiamo l'oscillazione del metronomo, ci possiamo aiutare per prendere il tempo, perché riusciamo a intuire tac, 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 quando è che arriva nel punto X dove suona. In realtà esistono i metronomi digitali, che poi consiglio caldamente di usare. Quelli digitali hanno un aiuto in questo senso, perché si accende una lucina, però non è che tra un'accensione di una lucina e l'altra abbiamo dei punti di riferimento. E sì, ci sono quelli che fanno ti tu 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 ti tu tu tu, però cioè, che senso ha? E allora ci prendiamo una batteria elettronica e ci cantiamo sopra. No, noi dobbiamo imparare a seguire un click senza riferimenti, con il silenzio tra un suono e l'altro. Questo è il vero obiettivo dell'interiorizzazione del tempo. Quindi come possiamo fare? Allora, prima di tutto ascoltare. Allora, noi prendiamo il nostro metronomo e decidiamo una velocità di partenza. Se si vuol fare un lavoro proprio specifico, allora si prendono tutti, ogni 5 beat si può far crescere o diminuire la velocità e provare a esercitarsi. Adesso io mi fermo su questa velocità massima e poi farò un giochetto, nel senso che inizierò a andare verso un tempo lento e poi ritornare verso un tempo un po' più veloce, alternandoli, in modo da capire che cosa vuol dire non andare in modo progressivo, sempre più veloce, o eventualmente non l'abbiamo fatto, ma comunque progressivo in modo sempre più lento, ma
saltare di palo in frasca, che poi è quello che porta, che poi succede nella realtà, no? Anzi, tante volte capita che uno stesso brano presenti una parte più lenta, quindi là bisogna essere un po' elastici, no? Un po' preparati, ok? Sì. Ascoltiamo il 160. Piedi. Provate a inventarvi un qualsiasi cosa che può essere anche una scala. Pronti? I want to, I want to, three, four. Ok, molto bene. Saltino, andiamo in giù. Salto a 100. Via. Ascoltiamo. 4 e 1, 2, 3, 4. 120. Allora, dunque, un'altra cosa molto interessante da considerare è che questi esercizi vanno fatti a lungo nel tempo, perché poi ci si stanca e quindi si tende, a un certo punto a perdere i colpi e magari a rallentare un pochino se si deve andare molto veloci o viceversa a tendere un pochino a correre se invece si deve fare un tempo lento. Quindi vanno provati a lungo. Io ovviamente non posso fare un video di 2 ore, ma è quello che ci vorrebbe per fare una lezione completa su queste cose. Sto cercando di fare proprio un riassuntone di quello che ci servirebbe. Passiamo a 72, vediamo cosa succede alla nostra linea di basso vocale. Ah, aiuto. 1 2 3 4. Dun dun du de du dun dun ti du de du dun dun ti du de du dun dun ti du de du voi. Ancora.
Facciamo l'altra parte? Down, down, dero, dero, down, down, dero, dero, down, down, dero, dero, down, down, dero, dero. Voi. Ok, adesso proviamo ad andare di nuovo un po' su, facciamo un 84, ascoltiamo, cerchiamo di confonderci le idee, no? Spostando i tempi, cercando di cambiare i tempi, mischiandoli. Tum, tum. Voi. Ok, allora adesso andiamo al nostro punto di partenza. Eravamo partiti da 48. Ecco. Adesso dobbiamo ascoltare. Adesso dobbiamo ascoltare. Quanto tempo c'è tra una pulsazione e l'altra? Però se noi respiriamo e cerchiamo di aiutarci con un gesto che riempie questo vuoto, col piede, eccetera, piano piano riusciremo a entrare nel tempo, senza problemi. Perché è una questione di entrare nel tempo e basta, nient'altro, non è complicato. Ma bisogna accendere le orecchie e tutto il corpo. Voi. Ok, proviamo a fare l'altro. Ecco, adesso questo è più lento, quindi l'altro, a seconda del tipo di voce che avete, potrebbe essere un po' alto per alcune voci e quindi bisogna aprire bene il velopatino, più che altro perché su un tempo lento fare una cosa un po' più acuta può essere un po' più difficoltoso, quindi eseguire una melodia un po' più acuta può essere un pochettino più difficoltoso, quindi prepariamoci bene, prepariamo tutta la nostra stanza, il tratto vocale. Ok, quando si fa un brano in un tempo così lento è molto facile farsi prendere la mano, proprio tanto facile. Proviamolo ancora una volta, è questo.
Provate voi. Via. Io chiudo qui perché veramente ci sarebbe da lavorare per ore, ma ci fermiamo. Io spero che questo video sia stato utile e divertente allo stesso tempo. Ovviamente vi invito però a lavorare a lungo su questi esercizi con un metronomo anche a parte. Se avete bisogno di più informazioni, se avete bisogno di esercizi specifici sul ritmo o qualche altro tipo di richiesta particolare su questi argomenti, scrivetemi a info@elenavilla.it. Stesso indirizzo per le donazioni, per scrivermi in caso vogliate seguire delle lezioni su Skype con me. Non dimenticatevi di lasciare un like e lasciarmi un commento, mi fanno sempre molto piacere e se mi chiedete qualcosa vi rispondo sempre. Fatevi sentire, buon canto a tutti e a presto su questo canale. Ciao ragazzi!